Sulla Terra, invece, ribattezzata Pianeta Blu, proprio per la preponderante presenza degli oceani, è aumentata la consapevolezza di quanto l'acqua sia preziosa e di come si possano evitare gli sprechi. Un problema, quello degli sprechi, cui è necessario far fronte il prima possibile. In Italia, in un anno vengono immessi nella rete idrica nazionale 8,2 miliardi di metri cubi d'acqua, di cui se ne utilizzano solo 4,7 miliardi. Il resto, cioè 3,5 miliardi di metri cubi d'acqua, viene disperso a causa delle cattive condizioni della infrastruttura idrica, cioè di tubi vecchi e rotti. In pratica, ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, 42 non arrivano ai nostri rubinetti. Un dato su cui riflettere e agire. Individuare le perdite è complesso quando si tratta di monitorare decine di migliaia di chilometri di condotte interrate. Però, grazie ai satelliti e a tecniche di indagine consolidate, un'azienda di Bari ha sviluppato un sistema predittivo capace di individuare in anticipo le potenziali problematiche e i danni alle reti idriche e fognaria. I dati satellitari del programma europeo Copernicus sono di grande, grandissimo aiuto. Dati radar, disponibili in ogni parte del mondo e con aggiornamenti settimanali, permettono di seguire nel tempo e individuare i fenomeni di movimento del territorio nei pressi delle reti e delle infrastrutture critiche, come ponti e strade, che opportunamente analizzati rivelano i sintomi di problematiche in atto. Grazie a monitoraggio automatico, quello del servizio Reticus messo a punto dall'italiana Planetech, è possibile informare tempestivamente i gestori, indicando dove inviare squadre di ispezione per risolvere in anticipo i problemi e ridurre drasticamente gli enormi costi di manutenzione. Ancora una volta, grazie alla ricerca tecnologica, è possibile garantire, oltre al grande risparmio di acqua, una manutenzione più economica ed efficiente e soprattutto servizi migliori per ciascuno di noi.